wish behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end. Ciao a tutti amici di Miss Montecatini, oggi ci troviamo qua al Palaterme di Montecatini Terme. Oggi però non assisteremo a uno appunto degli epici scontri tra Gemma Montecatini e gli Aerons, ma avremo una sorpresa per voi. Oggi vi faremo assistere alla prima giornata della Coppa del Mondo delle Majorette. Ed eccoci qua che ci troviamo appunto con alcune ragazze, uno delle tante partecipanti qua alla Coppa del Mondo, e ora andiamo a chiedergli quanti anni hanno e da dove vengono. Alessandra Selci, provincia di Rieti, 31 anni. Bene, voi? Veronica Collevecchio, provincia di Rieti. Elena, 15 anni, Poggio Mirteto, provincia di Rieti. Anita Selci, provincia di Rieti, 24 anni. Giada Selci, provincia di Rieti, 18 anni. Bene ragazzi, allora vi faccio un pochino alcune domande. Innanzitutto, è la prima volta che partecipate, insomma, eventi così particolari? Allora, innanzitutto hanno detto le varie provenienze. Noi siamo le Gold Star Sabine, quindi proveniamo da diversi paesi della Sabina, in provincia di Rieti. E il gruppo è stato istituito nel 95, quindi da un sacco di anni. Io ne avevo 5, per dire, quindi sicuramente le varie generazioni, insomma, che si trovano all'interno del gruppo vanno appunto dai 3 anni circa, quando si inizia a fare l'attività generalmente, fino, diciamo, a non c'è età, e ne sono la dimostrazione. E, no, partecipiamo a campionati del genere da circa 6-7 anni. In Italia le majorette sono in realtà legate fortemente a quella che è la tradizione bandistica, quindi poi i campionati sportivi di questo tipo sono, diciamo così, un qualcosa che appunto si alterna con quella che è la tradizione italiana, no? Delle bande musicali. Questo è un po' il quadro. E, è presente una scuola appunto che partecipate per specializzata proprio per questi tipi di tradizioni, eventi? Sì, diciamo che ci alleniamo a ridosso del campionato sicuramente 3-4 volte a settimana e praticamente sì, c'è una scuola ovviamente, e ci sono delle ragazze che sono le trainer del gruppo, che ovviamente partecipano a dei corsi di aggiornamento costanti. E diciamo che è sicuramente uno sport in parte amatoriale, che poi naturalmente per alcune ragazze si tramuta in quello che insomma vedrete o avete visto. Bene, molto bello. Ma avete anche altri tipi di eventi anche in futuro, prossime esibizioni che insomma dovrete fare? Allora sì, diciamo che appunto come tradizione bandistica abbiamo partecipato a eventi importanti come, non so, il Columbus Day a New York, Quinta Strada, abbiamo partecipato anche a eventi a Londra piuttosto che a Macao, quindi Hong Kong, e quindi sicuramente anche un'occasione per girare l'Italia e il mondo, no? Quindi sicuramente molto molto bello.
Esatto, e bene, sono molto contenta, vedo che comunque avete anche passione, no? Nel fare questa cosa, quindi io vi auguro un grande in bocca al lupo e noi appunto ci risentiamo per i prossimi eventi. Ciao! Ed eccoci qua con un altro gruppo di ragazze che appunto stanno partecipando a questo evento. Innanzitutto, come vi chiamate e quanti anni avete? Io mi chiamo Alessia, ho 20 anni. Io Aurora e ho 21 anni. Bene, e da dove venite? Casperia. Casperia, un paese in provincia di Rieti. Bene, allora innanzitutto è la prima volta insomma che siete venute qua, conoscevate già Montecatini oppure prima volta insomma in assoluto? Non è la prima volta, siamo venute diverse volte, quindi conosciamo Montecatini, però è la prima volta che organizzano un mondiale qui in Italia, questo sì. E in cosa siete appunto specializzate? Non lo so, siete appunto un gruppo e in cosa soprattutto vi specializzate insomma in questo mondo? Sì, siamo un gruppo, facciamo parte delle Maggiorette di Casperia e gareggiamo un po' in tutte le categorie in realtà. Questa volta in particolar modo facciamo il Classic Pompon Senior e il Défilé Baton Classic Senior, però gli altri anni, in altri campionati, abbiamo partecipato anche in altre categorie. Bene, quindi sono molto contenta, insomma, altre esibizioni da fare, oltre che insomma oggi che siete qua presenti. Allora, la gara è oggi e domani. Noi però gareggiamo solo oggi perché le nostre categorie partecipano oggi, insomma. E abbiamo gareggiato stamattina e adesso tra poco. Com'è andata stamani? Molto bene, ci hanno fatto molti complimenti, quindi bene. Bene, sono molto contenta, ovviamente anche ora siete insomma pre-gara, che vi dovete sempre esibire, quindi non mi resta che insomma mandarvi un ingrosso bocca al lupo e insomma a presto e ci risentiremo poi per i prossimi eventi. Eccoci qua con altre due ragazze che appunto sono presenti qua all'evento. Allora bimbe, quanti anni avete e da dove venite? Ho 13 anni e vengo da Carmignano di Brenta in provincia di Padova. Invece? Ho 13 anni e vengo da Vicenza. Come vi chiamate? Siria Mariga. Gaia Veronese. Bene bimbe, sono molto contenta. E è la prima volta che venite qua a Miss Montecatini? Conoscevate di già questa città oppure prima volta in assoluto? No, io ero già venuta per dei campionati precedenti che avevo fatto nel 2019, poi dovevamo farne altri nel 2020-2021, però c'è stato lockdown e quindi ci siamo fermati. Siete emozionate? Vi dovete sempre esibire oppure insomma avete già fatto? Abbiamo già fatto un duo di bastone, io e lei, e una mini mix di junior con pompone e bastone. Vi ridovete esibire insomma ora prossimamente oppure no? Noi no. Okay. Com'è andata? Bene. Quindi sono contentissima e avrete insomma anche altri, parteciperete anche a altri eventi come questo, in futuro avete altri progetti, esibizioni da fare? Allora, pensavamo di andare alle nazionali e poi fare gli italiani prossimamente di nuovo. Bene, siete bravissime sicuramente e vi do un grande in bocca al lupo per i prossimi eventi.
A dopo. Siamo qui appunto con Barbara Sirio, che è la venditrice appunto dei gadget relativi alle majorette. Barbara, quindi cosa ci puoi dire? Innanzitutto, qual è l'oggetto e il gadget più venduto e richiesto? Dunque, noi siamo specializzati in attrezzatura tecnica per majorette cheerleader, quindi accanto ai bastoni da majorette e ai pompon abbiamo anche una serie di gadget. Diciamo che quelli più venduti sono i portachiavi con un piccolo bastoncino da twirling, è un articolo che facciamo fare apposta per la nostra azienda e quindi non si trova da nessun'altra parte. Ok, e ho saputo che anche te hai fatto la majorette, no? da più giovane. E com'è nata, diciamo, questa tua passione? Ecco, com'è iniziato il tutto? Dunque, io sì, diciamo che quando io ero giovane, negli anni 70, fare la majorette era una delle poche cose che si poteva fare, nel senso che nei vari paesi c'era la banda musicale accompagnata dal gruppo di majorette e non avevamo tutte le possibilità che ci sono adesso di danza, equitazione, pattinaggio, eccetera. Quindi più o meno tutte siamo cresciute facendo le majorette. Poi io ho preso un altro percorso di danza, di insegnamento, e 10 anni fa, noi adesso a novembre festeggiamo il decennale di Sirio Store, della mia azienda. 10 anni fa mi sono accorta che non c'era nessuno in Italia che vendeva attrezzatura tecnica per majorette e quindi ho iniziato io. Adesso l'azienda è cresciuta, siamo in 3 e abbiamo solo un e-commerce e vendiamo in tutto il mondo, anche perché abbiamo inventato un bastone unico al mondo, non abbiamo competitor nel mondo, che è declinato in 12 colori, è un fatto realizzato in Italia, è una cosa molto speciale. Bene, molto bella questa cosa. E avete anche altri, insomma, progetti futuri, altri tipi di esibizioni come questa? Noi durante l'anno partecipiamo ai vari eventi che vengono organizzati. A dicembre ci sarà un camp di allenamento, se non ricordo male, ad Arona, perché noi siamo del Piemonte e di Ivrea, e parteciperemo a questo camp. Poi il prossimo anno ci saranno vari campionati europei, italiani, e quindi noi siamo sempre presenti con il nostro stand. Bene, molto bene, e ti ringrazio per la tua disponibilità e a presto. Qua ci troviamo qui con Giampaolo, appunto presidente delle bande musicali. Giampaolo, cosa ci puoi dire di questa prima giornata? Come si è svolta? È rimasto soddisfatto? Allora, questa prima giornata, diciamo che è stata la ripartenza di un evento che era programmato tanti anni, 2 anni fa, poi la pandemia ovviamente ci ha bloccato, e quindi con grande forza, con grande entusiasmo, con grande energia soprattutto è ricominciata questa attività. Il mondo majorette è un mondo particolare che si abbina in Italia alle nostre bande musicali, non tutte ovviamente, alcune bande musicali, ed è in forte evoluzione proprio su tutto il territorio nazionale. Bene, e un'altra domanda, quant'è sentita la tradizione soprattutto appunto delle majorette, soprattutto anche in Italia, oppure magari è più sentito in altri paesi europei? Allora, il mondo majorette in Italia si sviluppa soprattutto nel centro Italia, Lazio, Toscana, Marche, Umbria, alcuni gruppi in nord Italia, pochissimi gruppi nel sud Italia, proprio per una questione di tradizione e soprattutto di cultura musicale. Le majorette vengono abbinate alle bande musicali, per cui nella tradizione del sud Italia non ci sono questo supporto, sono pochissimi. In Italia da 10 anni a questa parte si sta facendo un grandissimo lavoro di recupero e soprattutto di sviluppo, di valorizzazione della figura proprio della majorette. I paesi ovviamente dell'est hanno una forte tradizione, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Croazia, hanno una grandissima tradizione ormai da oltre 60 anni. Non casualmente NWF, che è la Federazione Mondiale delle Majorette, a cui noi siamo affiliati appunto,
la presidente di NWF è proprio una signora, una ex majorette della Croazia. Bene, avete altri progetti oltre a questa esibizione, insomma, di oggi, nel futuro? Certo, allora oggi la giornata si concluderà con le esibizioni di duo, trio e dei singoli. Domani ci saranno esibizioni anche di gruppo, un'altra giornata intensissima, e questo è l'arrivo di un percorso, la World Cup. Il prossimo anno ci sarà di nuovo il campionato italiano, poi ci saranno di nuovo il campionato europeo che faremo in Italia, e poi ci saranno i campionati di nuovo, la World Cup, un campionato del mondo che la prossima volta, cioè fra nel 2025-26 forse, non so dove sarà fatto, sicuramente non in Italia, perché NWF tende a far girare questo evento in tutte le nazioni. Ok, grazie, e insomma ti ringrazio per la tua disponibilità e ci risentiamo. Grazie a voi. Grazie a voi per la vostra presenza, grazie. Grazie. Si conclude qua la prima giornata della Coppa del Mondo delle Majorette e vi diamo appuntamento per i prossimi eventi. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn the ashes, but only. Ed eccoci qua invece di chi si occupa della nutrizione delle nostre majorette. Allora, qual è il segreto, insomma, delle majorette? Cosa mangiano per essere soprattutto così scattanti, brillanti poi per esibirsi? Allora, le majorette mangiano tutto e penso proprio che la sua fisicità è da tutto il movimento che fanno, perché gli piacciono molto le patatine fritte, però non ci usano le salse, al naturale. E panini, hot dog, hamburger e la frutta. Bene. E più che altro anche il fritto, il nostro fritto che si fa spontaneo, si fa al momento, e si è notato che c'è un buon consumo da parte del maggioretto. Bene, grazie mille per la vostra disponibilità.